Educare per liberare. Da piccola ho sentito la vocazione, la voce di Dio, si chiamavano la voce di Dio. Poi la mamma mi portava in chiesa e una sera c'era un predicatore che ha predicato tanto bene. Io avevo 10 anni. Quando sono tornata a casa ho detto: io mi voglio fare prete. Io mi faccio prete. Allora una cugina mi ha detto: ma non ti puoi fare prete, ti devi fare maestra, suora, suora. Ho fatto 54 anni in cucina. E l'ho fatto i primi tempi, sa, non ero. Ma dopo mi piaceva, mi Qual è il piaceva. piatto che lei fa meglio? Le chiacchiere è un po' fatica, bisogna mettere il lievito, ci vuole la dose giusta, poi si prepara 2 etti di zucchero, 2 etti di limone grattugiato, 2 etti d'arancia, si stende, la pasta si stende fina, fina, fina e ci si mette questa roba, poi si arrotola, piano piano si arrotola e poi si taglia a pezzettini e dopo quelli vanno fritti. Le chiacchiere, quando le facevo per le ragazze di Urbino, gli piaceva. Non mi sono mai pentita, mai. E non mi ci, tante volte ho detto: se dovessi morire, mi ci faccio un'altra volta sola.